Come ti chiami? Chiara Gaiola. Davide Guida. Cosa fai? Sono assessore alle politiche giovanili e alla partecipazione al commercio per la città di Settimo Torinese. Sono assessore all'istruzione e alle politiche per i giovani della città di Moncalieri. Quando hai incominciato a fare attività politica? A 12 anni circa col Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ho iniziato a 22 anni, quando mi sono candidato e sono stato eletto in Consiglio Comunale. Perché hai deciso di fare politica? Per poter cambiare quello che non mi piaceva e di quello che mi circondava e poter entrare in campo in prima persona. Perché ho sempre pensato che in realtà o la si accetta così com'è o si prova a cambiarla. E la scuola prima e la politica poi sono gli strumenti che ho individuato per farlo, affinché le persone possano realizzare le proprie aspettative al di là delle loro condizioni di partenza. Hai avuto difficoltà a entrare nel mondo della politica come giovane? Beh sì, cominciare a far politica e individuare i giusti canali non è stato sicuramente semplice, almeno nelle fasi iniziali. Poi di lì, individuato il gruppo, è stato molto più semplice. Sicuramente all'inizio non è stato facile. Ho imparato molto da chi aveva più esperienza, ma a volte ero visto come un ragazzino ed era difficile comunicare una visione magari più innovativa, anche perché ero solo. Diciamo che di giovani non ce n'erano proprio tanti. Quali risultati, benefici hai ottenuto per te e per la tua città? Per la mia città abbiamo come gruppo di giunta e come amministrazione abbiamo ottenuto moltissimi risultati, dai piccoli cambiamenti in città, per esempio le manutenzioni, a grandi progetti che potranno insomma vedere le generazioni future. Sicuramente sono cresciuto molto in questi anni e ho avuto una grande opportunità come amministratore, quello di conoscere la mia città e le storie delle persone che la vivono. Invece il risultato, simbolicamente, direi quando Gabriele, un ragazzo di poco più di 20 anni, mi disse: sentiamo finalmente la fiducia delle istituzioni. Perché pensi che Passione Civica possa essere una preziosa occasione per i giovani politici e i giovani cittadini? Penso che Passione Civica sia davvero l'occasione giusta per cominciare ad impegnarsi per la propria città a partire dai temi che i giovani sentono più vicini. Quando ero più giovane io occasioni di questo tipo ce n'erano, ma erano sicuramente poche e meno conosciute. Oggi ci sono degli strumenti che sono gli strumenti informatici, quelli tecnologici, c'è una conoscenza che è una conoscenza diffusa e quindi è anche più facile socializzare le proprie esperienze ed esprimere la propria domanda di cambiamento. Perché è la prima volta che c'è un'opportunità di questo tipo, quella di cambiare concretamente le cose e costruire la classe dirigente di domani, insieme. Cosa vuoi dire ai giovani della tua città come invito a partecipare? Di non perdere assolutamente questa occasione, perché è solo il punto di inizio di un percorso fantastico e l'opportunità di poter cambiare le proprie città sognandole a propria misura, quindi rispetto alle necessità che possono avere i giovani, ma anche meno giovani, e l'opportunità di poter vedere realizzati i propri sogni. Tutti insieme, agendo collettivamente per la propria comunità. Insomma, l'unione fa la forza. Riprenderei una frase di Antonio Gramsci: istruiamoci, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitiamoci, perché abbiamo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizziamoci, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza.